Benissimo, possiamo cominciare. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione a questa presentazione pubblica del nuovo regolamento per i diritti di partecipazione del Comune di Milano, un regolamento che è stato adottato dalla Giunta Comunale nella giornata di venerdì 28 maggio e che presentiamo oggi in occasione dell'avvio, da oggi alle ore 12, della fase pubblica del percorso partecipativo che accompagnerà la sua discussione in Consiglio Comunale. Un percorso che andrà avanti per tutto il mese di giugno, fatto di eventi, di confronti, di discussione, di possibilità di contribuire e di approfondire il tema di questo regolamento e che si chiuderà il 3 di luglio alle ore 12, sempre sulla piattaforma online, per poi essere trasferito con tutto il materiale raccolto e sviluppato in questo periodo al Consiglio Comunale che dovrà discutere e quindi potrà procedere poi all'approvazione di questo documento. Il regolamento per i diritti di partecipazione del Comune di Milano è un regolamento che aveva già una sua versione esistente all'interno del regolamento del Comune di Milano, che non era neanche particolarmente datata perché era stata aggiornata nell'estate, nel giugno del 2016. Ma le cose sono molto cambiate in quest'ultimo periodo e sono state tantissime le attività, le sperimentazioni, le iniziative che abbiamo portato avanti nell'arco di questo mandato attraverso la costituzione prima di un assessorato che si occupasse di partecipazione e quindi di una struttura amministrativa, l'Ufficio per la partecipazione attiva, la Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport, che promuovessero i diritti di partecipazione dei cittadini. Le amministrazioni locali sono state dei luoghi che hanno particolarmente investito sulla sperimentazione di tecniche e di metodologie per dare possibilità ai cittadini di intervenire nei processi decisionali, e questo è avvenuto negli ultimi anni con un particolare livello di collaborazione tra comuni, tra istituzioni, tra enti, sia a livello nazionale, con dei network all'interno di ANCI, dell'Associazione dei Comuni Italiani, all'interno dell'OGP, dell'Open Government Partnership, che ha messo insieme amministrazioni centrali e locali e realtà internazionali che hanno lavorato sui temi della partecipazione e della trasparenza per dare più voce ai cittadini. E sono tematiche che hanno avuto anche una forte attualità in un momento come l'emergenza sanitaria, la pandemia, che ci hanno visto come le istituzioni democratiche possano avere un forte impatto quando il contesto cambia e quando tutte le nostre certezze vengono rimesse in discussione. È stato quindi importante essere partiti per tempo a fare un'attività istruttoria e di proposta che ci ha portato a mettere a punto dei nuovi istituti di partecipazione e delle nuove metodologie per poterli attivare, che ricorrono principalmente al formato digitale. Nell'ultimo periodo abbiamo digitalizzato tutto, questo ha portato alcuni problemi, come chiaramente tutte le questioni delle competenze e della disponibilità di strumenti tecnologici per fruire dei servizi nel mondo digitale, ma anche risolto altre questioni come quello del problema di chi si deve spostare per partecipare ad assemblee, ad incontri o che non aveva tempo. Oggi tutto questo si può fare in modalità asincrona, ci si può documentare, si può partecipare con degli strumenti che si aggiungono e non si sostituiscono a tutti quelli che abbiamo sperimentato finora. Ma gli istituti partecipativi sui quali potevano contare i comuni fino appunto all'ultima versione del regolamento e che contraddistinguono un po' tutte le amministrazioni sono quelli classici, quelli della petizione, dell'istanza, del referendum, delle delibere di iniziative popolari. Sono degli istituti ancora validi, ma che abbisognavano di un aggiornamento. L'abbiamo fatto introducendo una forte dose di digitale in queste procedure e l'abbiamo fatto ampliando l'orizzonte di questi istituti, in alcuni casi
insufficienti e un po' datati, introducendo un nuovo paniere di strumenti ed opzioni a disposizione dei cittadini, a disposizione delle amministrazioni, a disposizione dei municipi per poter attivare momenti di partecipazione. Il nuovo regolamento antepone a quello preesistente dei principi di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione, dei principi di condivisione, cioè di disponibilità dell'informazione, della conoscenza degli atti, dei documenti per poter fare una partecipazione informata, un principio di inclusione, cioè di mettere in atto politiche attive per riuscire a raggiungere anche le persone che sono più distanti o che hanno più difficoltà a partecipare e prendere parte ai momenti decisionali dell'ente. Il principio di rendicontazione, cioè la misurabilità dei percorsi partecipativi e dell'impatto che possono avere. E alla fine il principio di sostenibilità, anche economica, per riuscire a creare dei percorsi che abbiano un impatto, che siano monitorabili e che possano avvenire nei casi in cui sono più attesi, sono più necessari. Questi grandi principi devono governare in un qualche modo tutte le possibilità che abbiamo di attivare le diverse opzioni di percorsi partecipativi e governeranno con questo orizzonte tutte le nuove attività che faremo. Noi abbiamo proceduto per la preparazione di questo nuovo regolamento in maniera sostanzialmente sperimentale, nel senso non ci siamo messi a scrivere le regole e poi a vedere come funzionavano, ma abbiamo iniziato a sperimentare in questo mandato molte attività partecipative, dai bilanci partecipativi, la seconda edizione che abbiamo realizzato durante questo mandato, al dibattito pubblico in tema di opere che abbiamo sperimentato mutuando sicuramente dal contesto francese dove questa realtà si è sviluppata, ma mutuandolo da quello che è stata la modifica del codice degli appalti che ha portato anche in Italia questa forma di attività e l'abbiamo realizzato a livello urbano in una realtà cittadina su una grande opera come quella della riapertura dei Navigli. Abbiamo sperimentato e messo a punto la istruttoria pubblica, che è la modalità di discussione pubblica dei regolamenti e dei testi che seguiremo anche per discutere di questo nuovo regolamento, ma che abbiamo già sperimentato nel corso della discussione del piano Aria Clima e che ci ha consentito di leggere la documentazione e di raccogliere le opinioni dei cittadini sul testo in discussione prima di poterlo consegnare al Consiglio Comunale. Abbiamo messo a punto una convenzione ai cittadini sul modello delle citizen assembly del mondo anglosassone, la possibilità di estrarre a sorte un campione di cittadini per farli dibattere e deliberare su un tema a disposizione della discussione, a disposizione del lavoro del Consiglio Comunale, a completamento di quello che sono la possibilità di ascolto dei cittadini. È una nuova metodologia, una nuova soluzione che si basa su un campionamento statistico e che ci dà la possibilità di creare dei panel rappresentativi della popolazione e anche di quelle parti di popolazione che più difficilmente prendono parte ai percorsi partecipativi. Penso a quel 20% di popolazione straniera che spesso è quella che meno prende parte a questi momenti. Ancora una volta l'abbiamo applicata al percorso del piano Area Clima. Abbiamo messo a punto nuove procedure che si possono applicare all'urbanistica, ai progetti anche di privati relativamente a iniziative appunto nella trasformazione della città e nei servizi, quindi nella discussione dei servizi, della messa a punto di nuove carte dei servizi dei comuni, di farlo anche in questo caso. Questi nuovi istituti sono istituti che, dopo averli sperimentati, oggi sono a disposizione dell'amministrazione che li può attivare, ma anche dei cittadini,
che possono richiedere l'attivazione di questi percorsi attraverso una procedura che è la stessa delle delibere di iniziativa popolare, cioè la raccolta firme, e cioè la possibilità di attivare su richiesta con la stessa procedura delle delibere, quindi con 5.000 firme, la possibilità di far partire l'istruttore, quindi la realizzazione di uno di questi percorsi, che sono codificati e quindi stabiliscono uno standard, stabiliscono una modalità di gestione, ma non vanno fino al dettaglio, perché c'è una flessibilità che è data dai coordinatori, facilitatori, alle persone che potranno gestire questi percorsi, di avvalersi all'interno di un processo certo di tempi, modalità di attivazione, di restituzione, di metodologie partecipative, che sono quelle che sono state sviluppate in tutti questi anni. E la carta fondamentale che governerà tutti i processi che saranno attivati è, come abbiamo sperimentato in questi anni, un patto di partecipazione che va a dettagliare quelle che sono le tempistiche, le modalità di intervento, i risultati attesi, quello che ci si può, che può essere l'impatto della partecipazione, che è sempre un costo per l'amministrazione, ma anche per i cittadini che scelgono di prendervi parte e che devono sapere, insomma, quali possono essere gli effetti di questa cosa. Ecco, tutto questo è in sintesi, diciamo, quello che abbiamo portato all'interno del regolamento. Lasciatemi spendere solo una parola su quello che è la filosofia. Ecco, noi abbiamo cercato di lavorare per potenziare gli strumenti partecipativi di democrazia deliberativa e di farlo per andare a completare quelle che sono lo scenario e le possibilità in mano ai cittadini. Sono cose che funzionano se c'è anche un'adesione, che è un'adesione di principi, culturale, una risposta da parte della macchina comunale che potrà utilizzare questi strumenti servendosene per fare una migliore pratica di selezione degli argomenti, di verifica delle politiche, di raccolta dal basso delle competenze per servirsene per fare una migliore progettazione, una migliore produzione normativa e per contribuire al dibattito del Consiglio Comunale e degli altri organi pubblici che devono prendere decisioni. E quindi non una sostituzione delle normali procedure e dei normali organismi, ma un completamento e un potenziamento che si interfaccia e dà la possibilità in modo appunto complementare di rafforzare la consapevolezza di tutti nel dibattito interno, nel dibattito esterno, di quelle che sono le posizioni in campo, di quelle che sono le opzioni. È quindi un modo di rafforzare il Consiglio Comunale, di rafforzare la democrazia rappresentativa, perché aggiunge dei percorsi di democrazia partecipativa, deliberativa, sui quali si possono fondare le decisioni. L'abbiamo visto per esempio nel percorso del bilancio partecipativo, il livello di scambio di competenze, di consapevolezza è stato altissimo tra il sapere tecnico dei nostri progettisti e l'emersione dei bisogni dal basso dei cittadini, che spesso ci hanno dato dei progetti molto costruiti, dei progetti particolarmente avanzati, ma che poi si sono confrontati anche con la procedura, quello che ci sta dietro alla produzione di progetti e di decisioni. Quindi c'è stata una crescita condivisa rispetto alle competenze e rispetto a quello che sono gli iter delle decisioni di un ente pubblico. Io vorrei ringraziare in questo ambito sicuramente Fondazione RCM, che oggi ci ospita sui propri canali per questo incontro, Eugenio Pez, che è qui con noi, che ha lavorato insieme ad Andrea Zuccotti con la Direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport alla messa a punto di questo regolamento, e che è il soggetto, insieme all'Ufficio per la partecipazione attiva, che gestisce i progetti, che sono dei progetti trasversali a tutte le direzioni, perché possono essere applicati a tutte le competenze del comune e che quindi vanno accompagnati da un gruppo specializzato in queste cose.
e l'ufficio partecipazione attiva con tutto lo staff è quel gruppo che agevola rispetto ai cittadini, al contatto e alla facilitazione e all'assistenza per l'attivazione di queste cose e rispetto all'interno per accompagnare, diciamo, le direzioni competenti per materie nei percorsi. Oggi siamo qui anche con Marianella Sclavi, che è già docente di etnografia urbana al Politecnico di Milano, nonché fondatrice di Ascolto Attivo ed è una persona che tanto ha lavorato sui temi della mediazione e della partecipazione, ci ha dato un contributo nella preparazione di questo regolamento, e a Sergio Della Pierre, che è sociologo e nonché animatore del laboratorio di democrazia deliberativa partecipativa di Lambrate, che pure ci ha dato un contributo. È stato un gruppo di lavoro nell'arco degli ultimi 2 anni particolarmente denso di scambi, di discussioni, che ha visto tra i protagonisti anche Fiorella De Cindio dell'Università degli Studi di Milano, di Fondazione RCM, su tutte le tematiche della democrazia digitale, Giovanni Allegretti dell'Università di Coimbra, dell'Autorità per la partecipazione della Regione Toscana, Gabriele Pasqui del Politecnico di Milano, Chiara Pignaris dell'Associazione Italiana Partecipazione Pubblica, con la quale cercheremo di organizzare anche dei momenti di confronto in città per spiegare più nel dettaglio questi istituti, e Gregorio Arena, con i suoi collaboratori di Labsus, il laboratorio per la sussidiarietà, che ci ha già accompagnato in tutto il percorso dell'altro regolamento che abbiamo attivato durante questo mandato, che è quello per l'amministrazione condivisa dei beni comuni attraverso i patti di collaborazione, patti che sono entrati a tutti gli effetti con il nuovo regolamento all'interno delle regole del nostro comune, e che oggi sono oltre 60, che sono stati attivati dalla rigenerazione urbana alla cura del verde, alla rimozione del vandalismo grafico, all'erogazione di servizi di vicinato. Il nuovo regolamento sulla partecipazione si interfaccia non solo nei principi, ma anche nelle modalità di interazione tra l'amministrazione e i cittadini, con quello proprio sulla amministrazione condivisa dei beni comuni, che ormai è di fatto partito ed è un'esperienza consolidata. Abbiamo fatto anche già diverse commissioni in consiglio comunale per avvicinarsi alla discussione di questo regolamento, che quindi i consiglieri hanno conosciuto e dei quali hanno dibattuto. Rimarrà in consiglio comunale, oltre che da fare un dibattito e valutare quelli che saranno i contributi che arriveranno dall'online, anche da definire una cosa che riguarda direttamente l'impatto del Consiglio Comunale, un istituto che è stato inserito nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale come le domande e risposte immediate dei cittadini, che potranno essere inserite in questo contesto, e ora sulla piattaforma Milano Partecipa, che vedremo in fondo, grazie a Michele Silva e Oliverio Gentile di Fondazione RCM, come funziona. Si possono consultare i documenti e lasciare le proprie osservazioni. Concludo dicendo che il lavoro non è solo un lavoro, appunto, di definizione di regole, ma è anche un lavoro di scambio con le altre amministrazioni. Io credo che l'orizzonte, un po' come è successo con gli attuali istituti della partecipazione che discendono dal testo unico sugli enti locali, potranno e auspicabilmente avranno un aggiornamento da un punto di vista della normativa nazionale per creare degli standard unici e comuni a tutte le realtà sulla partecipazione, così come tutti hanno le possibilità di attivare delle delibere di iniziativa popolare, tutti devono avere la possibilità di riconoscere gli stessi strumenti partecipativi e di poterlo fare anche, penso, al formato digitale, utilizzando, come abbiamo scelto di fare noi al Comune di Milano, il sistema pubblico di identità digitale, lo SPID, come standard per il dialogo con i cittadini, tra i cittadini e la pubblica amministrazione, per tutto, dai servizi ai diritti di partecipazione. E per poter portare il dibattito pubblico, i bilanci partecipativi, ecco, dentro in modo omogeneo a tutte le amministrazioni con standard comuni. Questo avviene attraverso il rapporto che abbiamo col Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Open Government Partnership, la piattaforma Milano Partecipa, che abbiamo adattato dall'esperienza di Barcellona, oggi
È una piattaforma che è adottata anche dal governo, dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Puglia, via via altri comuni, e potrà diventare uno standard per la raccolta firme, anche in formato digitale. Queste sono le innovazioni democratiche, che ci aspettiamo che possano fare bene se in sicurezza, con l'identità certa delle persone, con l'attenzione alla privacy, ma portare, diciamo, innovazione in procedure che non si capisce perché debbano essere ancora legate così tanto alla carta, laddove ci sono invece delle modalità e dell'alternativa. Noi da settimana prossima lanceremo anche proprio il tool sulla piattaforma di Milano Partecipa per la raccolta firme in formato digitale attraverso il riconoscimento SPID, che è anche uno standard fissato dall'ultima legge di bilancio per la digitalizzazione dei processi democratici a livello nazionale. Quindi abbiamo già in mano uno strumento che potremo condividere perché è open source e perché in un'ottica di riuso potremo dare anche alle altre pubbliche amministrazioni in quest'ottica di scala. Ecco, io mi fermo qui, poi sono ovviamente a disposizione per approfondimenti e domande, ringraziando anche la Direzione Generale, la Segreteria Generale del Comune di Milano, che hanno tanto lavorato su queste cose. Lascerei la parola ad Eugenio Pez per completare questo quadro. Grazie Assessore. Aggiungerò le sue parole che sono già molto molto chiare, alcuni cenni per così un po' più di dettaglio, cercando di evidenziare gli elementi che possono costituire un punto di interesse, anche un punto di novità più forte del nostro regolamento. La prima cosa che mi preme sottolineare è il fatto che abbiamo esteso la platea dei diritti di partecipazione a le tipologie che lei ha citato, cioè i siti users, le persone che sono iscritte comunque, e sono maggiorenni che sono iscritte ai registri elettorali, anche con permesso di soggiorno, ma soprattutto abbiamo esteso la partecipazione anche ai sedicenni. Venendo incontro in questo modo, quindi, a un'esigenza che è percepita e diffusa nel nostro paese, di anticipare l'ingresso nella sfera politica dei nostri concittadini. Abbiamo agito in realtà fondendo le due discipline che erano già presenti nello Statuto del Comune di Milano, ma che riguardavano da un lato le petizioni e da un lato i referendum. Devo dire che tutto questo regolamento sfrutta alcune anticipazioni lungimiranti che erano già presenti nello Statuto. Per esempio, l'articolo 16,2 erano già citati i diritti di partecipazione che noi abbiamo in qualche modo arricchito e strutturato in modo più approfondito. E poi, appunto, come dicevo, c'erano queste previsioni circa la ampiezza della platea cittadina che poteva entrare negli istituti che noi abbiamo in qualche modo sistematizzato. L'elemento forse, dal punto di vista della gestione di questi processi, l'elemento che forse è più innovativo nel regolamento è, come ha detto, il patto di partecipazione. Perché il patto di partecipazione dà evidenza ad un messaggio molto forte, che cioè nella gestione di questi processi e nel loro sviluppo, nella loro applicazione, la pubblica amministrazione, l'amministrazione comunale e i cittadini milanesi scendono su un piano di parità. Un patto è esattamente questo, non può prevedere posizioni di supremazia di nessuna delle parti. E a cosa serve questo patto? A disciplinare in qualche modo lo svolgimento nei particolari dei singoli processi. Quindi potrà, ad esempio, stabilire quali sono le piattaforme conoscitive, cioè i dati e le conoscenze che l'amministrazione e i cittadini si scambiano tra loro e che mettono a disposizione di tutta la collettività per porre il dibattito su, come dire, un basamento saldo di cognizioni sicure, di cognizioni trasparenti e criticabili. Poi evidentemente il ruolo dei soggetti che possono essere chiamati a fiancheggiare il regolamento, quindi i facilitatori, o il ruolo del coordinatore che è previsto dalla legge, ad esempio soltanto nel caso del dibattito pubblico, ma che noi in qualche modo rendiamo possibile introdurre un po' in tutti i processi partecipativi. E poi certamente il ruolo
e la destinazione dei risultati, che comunque, da metodologia che abbiamo disegnato nel regolamento, deve essere è già in qualche modo preconfigurata. Cioè, gli esiti del dibattito, le osservazioni e i contributi dei cittadini finiscono nelle mani del decisore finale, rispetto del suo ruolo, affinché egli possa prendere una decisione più avveduta, più ricca di contenuti, più adeguata al contesto. Da un punto di vista invece generale, io direi questo: il regolamento ha appunto proprio questa finalità di fondo. Persino nel modo in cui è scritto, oso dire, abbiamo cercato di utilizzare la mano della massima chiarezza, della ma massima trasparenza e della massima semplicità, anche se devo dire sicuramente da questo punto di vista il regolamento è migliorabile. E ci attendiamo che attraverso la consultazione pubblica anche questo aspetto di carattere, diciamo così, linguistico, stilistico, se vogliamo, ma anche concettuale, possa essere portato ad una migliore evoluzione. Perché è assolutamente fondamentale che questo regolamento venga percepito nella sua reale portata e poi venga dai cittadini effettivamente messo in pratica. Con questo lascio la parola a Marianella, che ha fatto parte insieme a Sergio del pool di collaboratori che ci ha seguito nella costruzione di questo regolamento, e la ringrazio perché è stato un percorso di condivisione di conoscenze, ipotesi e visioni che ci ha veramente arricchito. Grazie a te. Dunque, eccomi. Buongiorno a tutti quanti, grazie di questa iniziale presentazione e di questo momento che ritengo molto importante perché intanto questo regolamento della partecipazione popolare è scritto in un linguaggio comprensibile e questo secondo me è un punto veramente molto importante, no? Perché sfata quel pregiudizio che è così comune nella nostra, è tipico della nostra pubblica amministrazione, che il linguaggio giuridico sia una maggiore garanzia per il cittadino. In realtà il linguaggio giuridico è una garanzia di estromissione, di esclusione del cittadino da, dico, noi sappiamo come funziona, tu non sai nulla, rimani lì e aspetta che ti diciamo. E quindi invece il linguaggio di questo statuto, di questo regolamento del nostro statuto è un linguaggio comprensibile. Quindi si può leggere, si può discutere e anche la terminologia, i patti di collaborazione, eccetera, sono una terminologia comprensibile e che si apre a un ruolo del cittadino come costruttore di comunità, come una parte fondamentale per il funzionamento della convivenza della società. Quindi è un capovolgimento della idea tradizionale di come, del ruolo della pubblica amministrazione nello Stato moderno ed è un atto, secondo me, è un atto molto coraggioso questo di questo regolamento. Io l'ho letto con grande attenzione e penso che diventerà un punto di riferimento per altri comuni per l'aggiornamento dei regolamenti.